trovati in nuova puntata di EproDie. Avete visto molte delle immagini di una grande partita presentata dalla Nazionale Artisti Sardi. Noi siamo in compagnia con il presidente Umberto Graziano. Certo, è stata una grande giornata questa di Porto Torres, in occasione poi in occasione di una grande occasione. Grazie per il presidente. Sei presidente della Nazionale. Sì, vabbè. No, perché c'è qualcosa che non va? No, è anche difficile portare sulle spalle un titolo simile rispetto alle personaggi che fanno parte della Nazionale, insomma. Ma qualcuno doveva pur prendere in mano una situazione. Qualcuno doveva pur prendere il calcio in testa. No, anche perché abbiamo quest'anno si festeggiano praticamente 10 anni. L'anno prossimo. Ci stiamo già preparando psicologicamente, ma non solo. Cos'è cambiato da 10 anni fa a oggi? E poi andiamo a parlare anche di questa partita. Cosa è cambiato? È cambiato ben poco. Diciamo che magari nei primi 5-6 anni facevo tutto da solo, adesso magari. Dai. Nel senso che organizzativamente non mi occupavo praticamente di tutto, adesso invece si è formato un direttivo un po' più ampio dove ci sono stati divisi un po' di compiti che ha alleggerito, insomma, il mio lavoro in questo senso. Anche perché poi quando abbiamo iniziato, io mi ricordo, ti organizzavi tutti i pullman per muoverci da una parte e dall'altra, tutto a spese esclusivamente nazionale, no? Ah sì, certo. Allora, Nazionale Artisti Sardi è importantissima per noi questa squadra, perché comunque si lavora per fare qualcosa per il prossimo. Certe volte si fa tanto, troppo, ma si ottiene poco. Invece la Nazionale fino ad oggi, devo dire, ha riscosso grandi consensi e ha recuperato anche un po' di danari, diciamo le cose come stanno. Sì, noi, mi ricordo che quell'idea della Nazionale di fare le partite in beneficenza nacque proprio per l'esigenza che c'era, perché tutti quelli che fanno spettacolo vengono chiamati periodicamente ogni anno per fare le cose in beneficenza, e all'epoca ricordo che molti di noi dicevano: sì, però noi andiamo lì, suoniamo, cantiamo, facciamo, però non sappiamo mai poi in concreto cosa succede con i denari che vengono raccolti. Ecco perché è nata la Nazionale Artisti Sardi, per poter comunque offrire il nostro lavoro per solidarietà, però nel contempo avere bene in mano chiara la situazione e capire dove vanno a finire i nostri sforzi. Ecco, questo è il motivo per cui nasce la Nazionale. Infatti negli anni poi abbiamo organizzato delle cose come associazione no profit e abbiamo realizzato anche delle opere interessanti. La prima in assoluto, tu ricorderai, è quella della macchina, perché la Nazionale nasce proprio con l'intento di aiutare gli anziani che vivono soli e i bambini orfani. E infatti la prima opera che facemmo con le partite inaugurali a Castelsardo, attraverso anche il contributo dei servizi sociali del comune di Castelsardo, abbiamo acquistato una macchina Zafira 6 posti che poi è stata consegnata a Bitti, che poi è stata consegnata in una partita successiva a Bitti. A Bitti invece era stato fatto per sensibilizzare al problema dei detenuti del carcere di Mamone. Ma in questo senso gli artisti sardi spaziano un po' le motivazioni che poi sono alla base di molte iniziative di cui ci rendiamo partecipi. Non sono sempre per gli stessi motivi, variano di tanto in tanto, un po' come l'ultima che abbiamo fatto a Porto Torres, di cui abbiamo visto le immagini, dove invece noi stiamo ancora vedendo le immagini. Tra l'altro, a proposito di questa partita, vogliamo ricordare, noi proprio pochissime settimane fa siamo stati coinvolti relativamente, perché poi l'organizzazione è stata curata personalmente dalla Nazionale Artisti Sardi, che ha coinvolto, anzi direi a sua volta, quella che è la Nazionale di Isole e Cassi Integrati, che era tra l'altro formatasi lì proprio per questa occasione, cioè i Cassi Integrati con tutti i problemi che hanno, insomma, che fanno qualcosa per il prossimo, e poi gli amici della Porto Torres Calcio. Allora, state proprio vedendo in questo momento l'assegno, l'assegnone che abbiamo consegnato a questo grande reparto pediatrico, un assegno di 4.500 euro, credo. 4.035.57 per essere esatti,
Ci tengo, stiamo vedendo proprio l'immagine del reparto. Bene, bene. Ci tengo a sottolineare il fatto che le nostre iniziative si basano su un principio fondamentale, almeno per quanto riguarda l'aspetto economico-finanziario dell'organizzazione. Cioè a dire, le offerte che il pubblico ci dà, voi che siano ingressi, voi che siano offerte o altro, vanno interamente devoluti, mentre le spese che sosteniamo per organizzare, quale ad esempio la stampa dei manifesti, piuttosto che dei biglietti, pubblicità e quant'altro, affissioni, vengono sempre sostenute dagli sponsor. Questa è una cosa, è una regola che ci siamo posti da quando abbiamo iniziato questa attività, e credo che sia molto importante che la gente sappia che quando ci dà un euro, quell'euro va allo scopo per cui è stato donato, mentre, ripeto, le spese con gli sponsor, che giustamente, avendo lo sponsor stesso un ritorno in termini così pubblicitari, è giusto invece che magari quel denaro si possa utilizzare proprio per le spese vive che si hanno per organizzare queste cose. Intanto avete visto, mentre si parla, caro Umberto, in sovraimpressione, lo dico anche agli amici telespettatori, in sovraimpressione quello che è il sito della Nazionale Artisti Sardi. Io ti devo fare un grande complimento, perché se tu e tre sardi non aveste avuto questa grande idea, insomma, probabilmente oggi la Nazionale Artisti Sardi non ci sarebbe stata. Poi molta gente ha copiato, molta gente inventa, però sta di fatto che noi fino ad oggi siamo riusciti veramente a recuperare tantissimi denari devoluti veramente al prossimo. Assolutamente, mi sembra, però mi preme sottolineare che questa idea non è nata solo da me, nel senso che io sono stato poi quello che ha fatto tutto, insomma, ha mosso un po' le acque. Però ricordo ancora il momento in cui abbiamo deciso di creare questa nazionale, ed eravamo una tavolata a cena in un ristorante qui a Sassari, e nella tavolata non c'ero solo io. C'era anche Paolo R, c'era Paolo Zannin, posso dire una cosa? C'era Uccio Soro. Ecco, ma a parte, adesso ne nominiamo qualcuno, insomma, quelli con, cioè col quale è iniziata poi la nazionale. Sì, sì. Però scusatemi, non è per fare pubblicità, però lo dobbiamo fare. Un ringraziamento grandissimo a questa grande struttura sarda, che insomma loro affittano le loro strutture. Stiamo parlando di il Rock House Blue Studio. Quindi Rock House Blue Studio, un saluto sicuramente ad Alberto e a Paolo R, che ancora una volta, insomma, si sono prestati a donare gratuitamente in questa occasione anche qui a Porto Torres. Beh, la loro struttura. Noi, anche tu partecipi spesso a queste iniziative di beneficenza, e nella totalità delle situazioni il service viene pagato dall'associazione. No, e sai quanto costa, certo, un service al giorno, certo, d'oggi, questo punto della qualità di quelle Rock House Blue Studio costa, mentre noi abbiamo come associazione abbiamo il vantaggio di averlo gratuitamente attraverso loro, non è poco. Però tu hai fatto i complimenti a Rock House, ma questa associazione vive anche perché viene esposta dai media, per cui un ringraziamento l'ho fatto anche a te, perché hai sempre seguito la nazionale e gli hai dato quella visibilità in più che serve poi in questa occasione quando fai le manifestazioni. Se non arriva la gente, certo, che dà un contributo, noi possiamo essere i più bravi del mondo, ma invece i media hanno un ruolo pressoché fondamentale. Allora, noi ci fermiamo perché praticamente siamo arrivati al termine di questo spazio che di Prodie, ma state con noi perché continuiamo sempre da questo studio, continuiamo la chiacchierata insieme a Umberto Graziano, e parleremo anche di spettacolo, perché Nazionale Artisti Sardi implica il fatto che ci siano degli artisti. E va. È ovvio. Quindi prossima puntata vedremo anche qualche scorcio di spettacolo. Grazie ancora a voi che ci avete seguito, grazie a tutta la Nazionale Artisti Sardi, grazie a Rock House, ma soprattutto in questo caso grazie a Teleregione che ci concede questo spazio. Ciao a tutti, arrivederci.